Il dialetto deriva, è una parola latina che però è un prestito greco e letteralmente significa proprio colloquio, parlare ordinario, lingua, pronuncia particolare e quindi dialetto. Ma se dovessimo andare nello specifico, parlando proprio di termini, ad esempio dei termini che abbiamo ereditato, antichi. Per quanto riguarda, diciamo, i termini ereditati dal greco, e per esempio i cognomi, no? Per esempio cognomi come Cersosimo, oppure greco, o località che poi sono riconducibili ai monasteri o ai santi che in quel periodo vissero in quest'area, quindi abbiamo una presenza, diciamo, ma proprio nelle espressioni, no? Per esempio i termini come il coppo del tetto, il ceramile che noi chiamiamo così, e viene esattamente dal greco, oppure espressioni come la stalla, per esempio catuio, no? Che è esattamente la riproduzione del termine greco. In sé lo studio poi dei dialetti, quanto serve in una società ormai globalizzata? E secondo lei anche il tentativo di uno studio che va a sanare di più la nostalgia più che la ricerca? Ma diciamo che lo studio del dialetto vale in quanto studio, perché comunque studiare e capire, approfondire, oppure incuriosirsi al modo in cui noi ci esprimiamo quotidianamente, è un modo per capire il mondo in cui viviamo, quindi la nostra comunità, e quello che noi siamo.